Lo so che soffri e soffri molto, ma non sono forse questi i gioielli dello sposo divino? Il Signore t'avvolta, ti fa sentire il peso della croce. Questo peso ti sembra intollerabile, ma tu lo porti perché il Signore, nel suo amore e nella sua misericordia, ti stende la mano e ti dà la forza. Amici del caro Padre Pio, siamo di nuovo insieme per leggere solo alcune delle tantissime lettere e delle tantissime email che ci arrivano qui a San Giovanni Rotondo, richieste di preghiera, le vostre invocazioni, le vostre raccomandazioni a San Pio, all'intercessione di San Pio, per voi, per i vostri cari e per tante intenzioni difficili e situazioni particolari che state vivendo. Ne leggeremo solo alcune, ma pregheremo insieme a voi per tutte quelle lettere, per tutte quelle persone che ci scrivono. Caro Padre, da mesi la mia salute è cagionevole. Vorrei vedere crescere i miei piccoli, una bimba di 2 anni e mezzo e 2 gemelli di 7 mesi, cercati e avuti con tante lotte e sofferenze. Aiutami a risolvere i miei problemi di salute, perché loro sono troppo piccoli per rimanere senza l'amore della mamma. Ho paura e ho bisogno della tua protezione per poter superare tutto questo con pazienza e coraggio. Cinzia. Cinzia, mamma cara, i figli sono doni di Dio e una mamma non deve aver paura, perché il Signore non ci abbandona, ma dà a noi la grazia, la forza e il coraggio di compiere la missione che Lui ci ha affidato. Non ti scoraggiare di fronte alle difficoltà e alla malattia, ma prega e avanti sempre, con gioia nel cuore e il sorriso nel volto, da trasmettere ai tuoi piccoli e bellissimi figli. Noi pregheremo per te e per la tua famiglia. Caro Padre Pio, ti chiediamo di intercedere affinché il nostro amore sia libero di spiccare il volo con ali libere e forti verso un futuro pieno di amore puro, fedele e di condivisione reciproca, in un cammino di vita illuminato dalla luce luminosa e forte di Dio. Donaci la forza per restare uniti, affrontare il difficile viaggio della vita terrena, insieme, mano nella mano, sempre per sempre. Ti ringraziamo, Francesco ed Angela. Francesco e Angela, il Signore vi doni, attraverso l'intercessione di Padre Pio, la forza di amarvi sempre e il coraggio di volare e di volare alto verso l'amore vero, fedele, che non è per sempre, ma è eterno. Possiate formare, con la benedizione di San Pio, una famiglia bella e cristiana. Pace e bene. Caro Padre Pio, mi chiamo Sonia. Sto finalmente provando una sensazione di pace e serenità. I miei problemi ci sono sempre, ma sono convinta che Dio mi aiuta e mi farà affrontare tutto con più forza e serenità. Ora che ho ritrovato un po' di pace interiore, ho bisogno solo di un lavoro per affrontare tutti questi debiti che ho contratto negli anni. Sono sicura che stai pregando molto per me.
Ringrazio inoltre tutti voi che mi date sempre ascolto e pregate per me. Sonia. Sonia cara, è una bella testimonianza la tua. Stai sperimentando veramente la presenza di Dio nella tua vita. Hai recuperato la serenità, hai recuperato la forza, hai recuperato il coraggio, hai recuperato veramente quel dono di non arrenderti mai di fronte alle difficoltà della vita. La vita è fatta a tappe, un po' alla volta. Adesso, una volta recuperata la serenità, devi vivere in grazia di Dio. Va avanti nella certezza che con la preghiera fedele e costante nulla ci può mancare, ma tutto pian piano è dono di Dio. Il Signore ti accompagni e ti renda felice sempre. Ecco, adesso concludiamo con un gesto particolare. Appoggeremo queste lettere di risposta ed alcune delle vostre lettere che ci sono state inviate in questo periodo. Ecco, qui dentro ci sono anche le stampe dell'email che ci inviate vicino a San Pio, e insieme invocheremo il nostro santo, il nostro protettore, il nostro amico Padre Pio. Umile e amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, madre di Gesù e nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi, per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ed ora questa benedizione possa scendere su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte quelle persone che vi stanno a cuore, in modo particolare i sofferenti, i deboli e gli afflitti. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti voi.